E bello a tutti ragazzi, sono GamerJoe e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Bombers! News bomba! Sono appena arrivate, le abbiamo raccolte poco a poco. Veramente tanta roba oggi. Allora, ragazzuoli, andremo a parlare. Vi spoilerò un attimino gli argomenti, poi chiaramente se ci rimane un attimino di tempo entriamo in game, facciamo qualche raid, vediamo ragazzi. Iniziamo subito, allora... GoFest 2021, ragazzuoli, ci sarà da parlarne, vedremo ragazzi, vediamo dopo, ma comunque sia, anzi dopo, vediamo dopo raga, perché prima di tutto vi annuncio queste cose qua che vediamo oggi. Secondo luogo, secondo punto, andremo a parlare di Sylveon, ragazzi, Sylveon, sì, perché è stata trovata un'altra cosa all'interno dei codici di game di Sylveon, quindi guarderemo anche lui, parleremo un attimino anche di lui. Facciamo così, vi metto qui a fianco un'immagine del nuovo aggiornamento, ragazzi. Guardate che bomba! È stato praticamente aggiunto quando verrà la versione 0.209.0, ragazzi, di Pokémon GO, questa versione qua. Avremo all'interno dell'aggiornamento Eevee, l'evoluzione di Eevee in Sylveon, quindi sarà possibile evolvere Eevee in Sylveon. Generazione di Kalos, aggiunti tutti i Pokémon a quanto pare. Ottimo ragazzi. Terzo punto, nuove funzioni verranno aggiunte. Non ci dicono quali, ragazzuoli, attenzione. Poi, quarto punto, il nuovo modulo esca, il pluviale, lì che ne abbiamo parlato nel video precedente, dove appunto entrerà in game anche Xerneas e Yveltal, ragazzi. Pokémon assurdi. Quindi il nuovo modulo è disponibile, statistiche di Kalos aggiunte. Ma tanta roba, raga! E infine vediamo miglior rendimento del gioco e meno errori. Aspettiamo con ansia quindi questa versione di aggiornamento. E allora iniziamo con il GoFest. Andiamo a vedere, raga, andiamo a vedere. Eccolo qua. Segnatevi questa data sul calendario, allenatori. Il Pokémon GoFest 2021 si terrà a luglio. E vediamo adesso le date precise. Tanta roba ragazzi, questi eventi qua sono i migliori, come vi ho sempre detto, GoFest e Safari Zone sono gli eventi migliori di Pokémon GO. Infatti se non l'avete visto, non avete partecipato agli scorsi magari, raga, riprendetevi i miei video perché ho partecipato a tutti, addirittura quando si poteva andare ancora via. Ero andato in Germania, l'anno scorso sono andato a San Benedetto del Tronto, bellissimo. Ma procediamo, andiamo ad analizzare l'immagine, raga. Immagine, eccola qua, di questo GoFest. Possiamo vedere appunto i Pokémon Scyther, Marill, Pikachu che non manca mai, gli metteranno qualche berrettino o qualcosa sicuro, e Chespin e Wubat. Questi Pokémon qua sono quelli che si vedono qua in primo piano, poi chiaramente raga, chiaramente ci sarà qualche easter egg, possiamo dire, che non vediamo ancora, ma andremo poi ad analizzarlo meglio, anche perché oggi diciamo che è più l'annuncio, Niantic non ci ha ancora detto come si svolgerà, se sarà un giorno, due giorni, biglietto, non biglietto, quali Pokémon nuovi, quali Pokémon shiny, insomma un po' anche l'orario, un po' tutti i dettagli dell'evento arriveranno ragazzi. Fate un bel like al video, iscrizione al canale, mi raccomando, per rimanere sempre aggiornati perché ne avremo qua da parlare. A luglio ragazzi si avvicina molto presto. Vediamo che comunque sia Pokémon GO Fest 2021, il Fest, possiamo vedere che a fianco abbiamo delle note musicali. Note musicali ragazzi che a primo impatto ho pensato a Chatot. Chatot perché è un Pokémon, possiamo dire, musicale, anche lui questo
tulipano, stavo dicendo, un tucano, ecco, e appunto lui gli piace cantare, suonare la... Molto bello come Pokémon, infatti è uno dei pochi regionali che è rimasto regionale e non tutti gli allenatori sono riusciti a catturarlo. Io, ragazzi, l'ho preso quando sono andato in vacanza in Brasile, video anche sul canale, e quindi l'ho registrato. Magari lo inseriranno anche Shiny. Fatemi sapere la vostra, ragazzi, cosa ne pensate? Secondo me entrerà Chatot Shiny per il GoFest 2021, ma staremo a vedere, non è detta l'ultima parola. E comunque sia, qua appunto intravediamo questi Pokémon. Ma andiamo avanti con la news perché non è finita qua. Allenatori, segnatevi questa data sul calendario, il Pokémon Go Fest, l'evento globale, perché ormai adesso è globale, raga, per colpa di questo virus qua. Dannazione, chissà quando si tornerà a effettuarlo nei parchi enormi di una città d'Europa, America. Bellissimi eventi dove c'è solamente gente di tutto il mondo, ragazzi, che gioca a Pokémon Go. Potete scambiare chiacchiere, scambiare Pokémon, lottare. Bellissimo. 2 giorni di 2 giorni globale di 2 giorni si terrà dal 17 al 18 luglio, ragazzi. Ottimo, ottimo. Dovrebbero essere chiaramente un sabato e una domenica. L'anno scorso ha visto il debutto di un nuovo format a livello mondiale. Eh già, che ha permesso agli allenatori di tutto il mondo di collaborare per completare sfide, sbloccare ricompense e sconfiggere il team Go Rocket. Giusto, giusto. Dal lancio dell'arena della sfida globale all'entusiasmante ricerca che ci ha portato vicino a Victini, ragazzi, Victini, che bello, che bello! Il Pokémon Go Fest 2020 è stato un evento davvero memorabile. Bellissimo, raga, bellissimo. Infatti, vi lascio qua nelle schede il video o i 2 video che avevo fatto. Bellissimo, me lo porto veramente dentro, ragazzi. Era un evento che ho fatto al mare. Stupendo! Ma quindi, che cosa ci riserva l'evento di quest'anno? Beh, aspettate e vedrete. Non ci spoilerano tante cose. Nel 2021 cadono 2 anniversari, ragazzi. Non zero, non uno, non... No, due, 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 due. Il 25esimo dei Pokémon e il quinto di Pokémon Go. Quindi fidatevi, non perdetevi il Pokémon Go Fest 2021. Non vediamo l'ora di festeggiare un'altra estate insieme a voi. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli. Quindi, raga, quindi ci hanno mostrato, possiamo dire, l'immagine dove appunto ci sono queste note musicali. Andremo poi a analizzare meglio determinati particolari e ci hanno detto le date. Ma comunque sia, come dicono loro, restiamo sintonizzati perché ne vedremo sicuramente delle belle. E a proposito, raga, devo ringraziare i miei moderatori perché mi hanno mandato questa news, uscita appena dopo la news del GoFest 2021. Probabilmente, ragazzi, non è sicuro al 100%, ma probabilmente verrà rilasciata Meloetta, che io non conoscevo, raga, questo Pokémon, non so di che generazione sia, eccetera, ma comunque sia, quando e se avremo la certezza, andremo ad analizzare meglio questo Pokémon, i suoi PL, i suoi DPS, un po' tutto, raga, e comunque sia, si presenta così questo Pokémon, Meloetta. Probabilmente al GoFest 2021. Un'altra bella news, ragazzi, rilasciata dal grande LeakDuck. Ecco qua il Community Day del prossimo mese. Maggio, ragazzi, avremo lui, Swablu, Swablu. Lo dico così, ragazzi, perché io ho già non uno shiny, ma più shiny di Swablu. E sinceramente non mi manca, ma chiaramente andrò a caccia del 100% o dei possibili PvP, insomma Lega Mega e Lega Ultra, perché Altaria è veramente un bel Pokémon per le lotte online.
Però preferivo chiaramente qualcosa di meglio, qualcosa di meglio. Infatti abbiamo visto prima GoFest 2021, in immagine avevamo Chespin, magari che buttavano fuori lui come Shiny per un community day, ma magari lo rilasciano direttamente al GoFest. Vedremo, raga, vedremo. Ditemi voi cosa ne pensate di questo community day di maggio, ragazzi. Maggio che la data sarà il 15 di maggio, sabato 15 di maggio dalle 11 alle 5 come sempre. E ci sarà anche la missione speciale se volete shopparla da 1 euro lì in giro, ragazzi. In caso fate il trucchettino delle monete gratis che ho fatto il video sul mio canale, se non volete shoppare e mettere i soldi vostri, 1 euro lo fate in una settimana, quindi potete già portarvi avanti e arrivare quindi al Community Day di Swablu già con un budget e shoppare gratis il suo biglietto speciale. Swablu! Boh, ragazzi. Ultima cosa, raga, voglio mostrarvi, guardate qua, ultimi Pokémon catturati. Avevo anche un altro Landorus e un Tundurus che ho fatto, ma guardate qui. Questo Froakie, innanzitutto, si presenta così, non male. È uno dei migliori che ho trovato fino adesso, insieme a un altro che è ottimo per il PvP. Ma però, attenzione, Smeargle 93%, raga, guardate che bello! 12, 15, 15. E proprio oggi, raga, proprio oggi è iniziato il suo evento. Oggi, raga, oggi. Sì, raga, è oggi, giovedì. Non so perché avevo in mente domani, venerdì, ma domani è quando uscirà. Verrà rilasciato Pokémon Snap, infatti Bombers lo porterò sul canale, sto facendo gli ultimi ritocchi, se portarlo in live o con dei video serie, staremo a vedere, comunque sia consigliatemi ancora, andate sotto la sezione community del mio canale perché ho fatto un sondaggio se fare live o video. Quindi oggi ragazzi è iniziato l'evento Snap dove possiamo trovare Smeargle Shiny. E per oggi ragazzi da Gamer Joe è veramente tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di quello che abbiamo visto oggi, GoFest, il nuovo aggiornamento e soprattutto come vi sta andando l'evento di oggi di Smeargle Shiny. Spero l'abbiate trovato. E mi raccomando, Bombers, per rimanere sempre aggiornati, l'iscrizione al canale e se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao, Bombers! We'll be right back.